Dopo incentrano sulla fusione, sulla fusione con voi. Vieni qua, assediato dai sindaci. Abbiamo bisogno del profumo della politica. È in campagna elettorale da una decina di giorni Luca Barberini e con un calendario di appuntamenti che prevede pochissimi pit stop è riuscito ieri sera a piazzare un breve momento di grande socialità con supporter e simpatizzanti nella sua città per la inaugurazione ufficiale della sede elettorale aperta nella centralissima piazza della Repubblica fra la cattedrale e il palazzo municipale. E al candidato del PD al Consiglio regionale dell'Umbria hanno espresso e portato vicinanza e incoraggiamento molti cittadini e alcuni dei rappresentanti istituzionali dell'area Folignate presenti all'evento. Il sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio, quello di Valtopina, Danilo Cosimetti, e infine Nando Mismetti, presidente dell'amministrazione provinciale di Perugia e sindaco di Foligno, hanno espresso la più grande soddisfazione per il gran lavoro svolto in consiglio regionale dal candidato durante tutto il quinquennio appena concluso a sostegno dei territori del comprensorio. È stato perfino un po' petulante, Luca, ha detto Mismetti, per la sua continua presenza accanto a noi tutti. Noi abbiamo tutte le condizioni perché questo risultato si possa ottenere alla nostra portata. Luca, l'hanno detto gli altri prima di me, in questi anni è stato sempre vicino alle amministrazioni, alle città, ai territori, qualche volta era anche un po' troppo petulante, però devo dire, perché poi lei c'è questa sempre intorno, no? Simone, lasciaci respirare. Però devo dire che questo è un rapporto importante, perché in questi momenti c'è solo una carta vincente, qui non ci sono né i geni e purtroppo non ci sono le risorse. C'è solo un fattore così, che è la squadra. Se si fa rete e si fa squadra, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, anche i problemi complicati si riescono a affrontare e spesso anche a risolvere. Quindi Luca ha questa grande capacità di saper tenere insieme la rete, di avere questa forza di ascoltare, perché questi sono i momenti in cui bisogna soprattutto ascoltare, però poi è anche necessario. Quindi con questo auspicio, caro Luca, io ti faccio veramente i miei auguri. Io sono sereno, tranquillo, tu devi pedalare. L'importante è che stai sereno te. Esatto, sta lui sereno. Allora io tanto ringrazio, farò una cosa brevissima perché tanto era una semplice occasione per rivederci, per dire che abbiamo aperto questo punto, diciamo, di distribuzione materiale, questa di ascolto, insomma di campagna elettorale da vivere con la pancia a terra. Luca Barberini ha ringraziato tutti i presenti per la bella dimostrazione di vicinanza e incoraggiamento, non dimenticando tuttavia i volontari che hanno predisposto la struttura che nelle sue intenzioni deve essere luogo di incontro, di dialogo e di confronto con i cittadini. Tra la gente che si accalcava davanti alla sede elettorale, notati molti visi conosciuti, tra cui quelli dell'onorevole Rita Lorenzetti e di Maurizio Salari. Prima del brindisi augurale, il candidato ha concluso invitando tutti ad un serrato lavoro di squadra nelle prossime tre difficili settimane di campagna elettorale per superare l'assenteismo e raggiungere quindi tutti gli obiettivi. La gente che la nostra proposta, la nostra idea per l'Umbria, l'idea di un'Umbria ancora più coraggiosa, un'Umbria più solidale, un'Umbria che attenta a tutti i territori, noi la possiamo e la sappiamo interpretare e ovviamente mi auguro che ci sia quel sostegno non solo al Partito Democratico, ovviamente a Cariuscia Marini, e se qualcuno per sbaglio si ricorda anche di Barberini direi che è un buon risultato. Grazie. Siamo qui per questo.